L'artista esistenzialista, poesia della serata, confini. Cioè, cos'è un confine? Un confine è un margine di riferimento, un confine è un frammento emozionale, un confine è una delimitazione affettiva, quello che volete. Quindi un confine è sempre qualche cosa che un po' ti dà un avvicinamento, un distacco rispetto a ciò che hai vissuto, ecco. Prendiamo anche i confini delle persone quando soffriamo, oppure rimaniamo abbastanza vicini nei dovuti confini quando siamo tremendamente appassionati con una persona, innamorata o quant'altro, o con un familiare, quello che volete. Abbiamo un grande rapporto di amicizia con il nostro migliore amico, quello che volete. Sono sottili dimensioni che non sempre riusciamo a percepire. Soffiando sul passato puoi accarezzare il presente, ma ahimè non scruterà il futuro. Rimaniamo sospesi tra il cielo e la terra per dare un senso a ciò che realmente siamo. Gli scogli sono frangifrutti per il mare in tempesta che proprio non riesce a tenere a bada i suoi bollenti spiriti. C'è chi vince e chi perde, ma talvolta un pareggio limita i danni. Tanti alberi difendono le strade polverose o meno da robuste frane. Talvolta un punto e virgola permette ad una frase di avere più tempo per esprimere il proprio concetto. Quella gelida notte, no scusate, qualcuno ama il fresco mattino e altri quella gelida notte, ma pochi apprezzano un rilassante pomeriggio. Ripeto, un po' un giocare con le parole, quindi un bel po' di metafore, ma fondamentalmente il senso del confine. Il confine amabile, quello predefinito, quello che ci siamo, diciamo, imposti o quant'altro. Io penso che ci sono delle dimensioni che non sempre riusciamo a percepire, dimensioni sottili, dimensioni nei rapporti umani, dimensioni amorose, dimensioni dettate un po' da distacco perché probabilmente non abbiamo rapporti congrui, opportuni con dati tipi di personaggi. E le dimensioni un pochettino più sottili, ecco, quelle che poi non sempre riusciamo a percepire, quello che ci avvicina fondamentalmente a Dio. Io credo che se ne soffiamo sul passato, ritorniamo indietro un attimo da ritroso, accarezziamo pian piano il presente, quindi lo viviamo in una certa tipologia, un po' più di accuratezza, ecco. Però chiaramente non possiamo necessariamente scrutare in futuro, possiamo, c'è un piccolo sguardo magari sul futuro, ma non possiamo scrutarlo appieno. Io penso che rimaniamo sospesi tra cielo e terra ogni qualvolta c'è una benedetta o maledetta fase di reincarnazione, quindi dobbiamo dare un senso per ciò che realmente siamo, cercare di capire perché ci siamo venuti, ci sono dei blocchi karmici, sì, ci sono delle persone magari dobbiamo rincontrare perché una vecchia vita non abbiamo completato il percorso, eccetera, eccetera. Io credo che lo scoglio va visto come un frangifrutto, qualcosa che blocca tendenzialmente un confine, il mare in tempesta, spesso vuol dire il mare in tempesta, il mare tumultuoso, incazzato, tumultuoso, nervoso, fate un pochettino voi, fegatoso, irascibile, insomma. Non tira a bandi i bollenti spiriti, sono un po' una provocazione, nel senso che spesso e volentieri, quando poi c'è questo mare tumultuoso, c'è anche la passione volitiva, cioè dei margini che vanno un pochettino mantenuti, altrimenti poi è troppo. C'è chi vince, c'è chi perde, fa parte del gioco, ma delle volte anche un pareggio, va bene. Un pareggio, dice un amico mio, muove la classifica. E quindi quando sai che magari non riesci sempre a vincere, magari anche un pareggio in certe situazioni, va bene, nel senso che ti limiti i danni, è preferibile magari giocarsela nel miglior modo possibile in tante situazioni così inimmaginabili, che ci capita giorno dopo giorno. E quindi magari quando poi non riusciamo a giocarcela alla pari con qualche persona per stress o quant'altro, magari rimandiamo il tutto. Io credo che gli alberi non servono, cioè servono soprattutto perché difendono tante strade polverose, meno polverose, strade campagne, fate voi, dalle robuste frane, dalle frane che sono quelle belle di spessore. Quindi anche quello è un confine, è un delimitare, un danno abbastanza impegnativo con gli alberi, perché gli alberi, soprattutto gli olivi, li stiamo sradicando nei pressi delle case. Io penso che talvolta tutti parlano del punto, qualcosa di fermo, ho messo un punto a quella situazione, a quella storia, a quello che volete, una virgola e un via vai, insomma, entri, esci, soppiatta la vita delle persone. Quando poi c'è il punto e virgola, non è il punto, non è la virgola, un punto e virgola ti dà modo di spiegare meglio, di esprimerti meglio su quelli che sono i tuoi concetti, perché un punto e virgola ti dà più tempo, allungando la frase, di poterti magari esprimere, quindi hai un po' più di tempo per, ripeto, dire ciò che pensi, proporti o quant'altro.
Qualcuno ha una mattinata fresca perché magari dice ok, mi alzo prima, posso correre fondamentalmente, ho un po' più di possibilità di poter fare tante cose. Altri, la nottata, i venusiani, il passeggio di notte, la notte è magica e quant'altro, ma cioè, pochi apprezzano il pomeriggio che non sarà fresco, non sarà gelido, ma sarà un attimino rilassante, relaxing day, nel senso che molte volte il pomeriggio ci si può anche riposare, oziare, e l'ozio, signori, tante volte permette anche il discarico emozionale. L'artista esistenzialista. Buona serata a tutti.